quello che può fare un portale che voglia davvero fare informazione è cercare di far emergere i temi che nascono nella blogosfera. E spesso, sì, scusami. Allora, diciamo anche un po' sopperire magari al problema dell'overload, diciamo, di informazioni. Sì, il problema è che questo difficilmente gli umani possono farlo, ci vogliono le macchine per fare questa cosa. Noi vediamo spesso legati a determinati temi che ci sono delle curve completamente diverse. Alle volte ci sono delle tag che intorno agli articoli di giornale si sviluppano, crescono e poi segue il blog che fa opinione, che commenta. Altre volte invece, e sono quelle, i casi più belli, si vede che tutto parte da lì e poi c'è un seguito. Quindi una curva in cui si comincia a parlare di qualcosa, la macchina non ce la fa perché i temi espressi dai blogger sono... C'è più rapporto segnale-rumore, diciamo così, però quando poi a un certo punto questa cosa si aggancia al flusso di articoli di giornale e tutto, si vede che le curve, in questo caso c'è qualcosa che è nato dalla blogosfera ed è stato rifacciato dai giornali. Se si riuscisse a invertire, a portare sopra questi temi qua, secondo me si farebbe una gran cosa, proprio l'informazione. Quindi diciamo i blog si integrano effettivamente a quella che era comunque una base, diciamo, informativa di partenza? Si integrano sicuramente. O si sostituiscono? La blogosfera è talmente vasta che appunto il problema è quello tra segnale e rumore, quello dell'autorevolezza, quello della veridicità delle notizie. Come si trova un blog di qualità? Per noi oggi un blog di qualità è un blog che risponde paradossalmente, risponde bene ai nostri sistemi semantici. Noi riusciamo e infatti il problema dei social media è che a fronte a un flusso enorme di informazione non ci sono ancora gli strumenti semantici per analizzare questo flusso. E questo è uno degli aspetti, secondo me, sfidanti, perché le cose nascono da lì, crescono, si sviluppano, ma scompaiono velocemente. E l'altro grosso problema che riguarda i social network è che se il blog si caratterizza per avere un feed RSS, uno standard aperto, spiderizzabile, raggiungibile, i social network sono di proprietà di qualcuno. E quindi questo è un tema che secondo me andrebbe stressato molto di più, perché io non ho possibilità di spiderizzare Twitter, posso cercare in qualche modo di attaccarmi al bocchettone con tutte le difficoltà tecniche, ma non è un'informazione basata su uno standard aperto. Il giorno che si vuole chiudere, si vuole cambiare uno standard, non si riesce, io non posso più lavorare, quindi anche gli investimenti in quella direzione sono molto frenati da questo rischio, cioè non è uno strumento come uno standard XML. Il blog è un media, è un emettitore di comunicazioni, informazioni, notizie e quant'altro. Il social network è il megafono, è il mezzo con cui si trasmette questa informazione e soprattutto è un operatore di, non è italiano, ma trattenitore di community, nel senso che soprattutto con l'utilizzo del Open Graph, quindi di tutti quei tool di Likebox e quant'altro, la possibilità di trattenere la propria community che altresì sarebbe invisibile quasi se non attraverso i commenti. Per cui mi è chiaro, almeno dal nostro punto di vista di Virgilio, che ripeto il campione piuttosto massiccio, la differenza di ruoli. Il blog emette informazioni, i social network le raccolgono, le diffondono nelle reti e fanno operazioni di retention di community attraverso Open Graph. Questo è il nostro punto di vista abbastanza chiaro e non si presta a equivoci. Il blog personale prevede delle responsabilità civili, tutta la battaglia che è stata fatta con Nobavaglio eccetera, perché in Russia già lo fanno, dopo entro 24 ore sei responsabile del fatto che i commenti che posti sul tuo blog devono essere moderati. E infatti ho visto che recentemente forse anche Luca Conti ha raccontato la sua disavventura di un commento eccetera, in cui consigliava assolutamente no, non lasciate liberi i commenti, moderati. Quindi bisogna anche secondo me avere un attimo di approccio complessivo alla questione. In quel periodo se ne parlava tantissimo e sembrava che nel futuro qualsiasi azienda fosse destinata ad aprire un blog. Poi dopo la realtà ha mostrato che in effetti l'azienda non ne ha così tanto bisogno, o forse non è ancora pronta, non so. Noi abbiamo fatto qualche esperimento di blog corporate, di blog di prodotto aziendale, di blog CEO blog, blog dell'amministratore delegato. Sono state anche belle esperienze, uno di questi famoso, quello di Ducati, che è stato probabilmente il primo in Italia, era bilingue, era scritto da un amministratore delegato
che sapeva il fatto suo, sapeva stare sul palcoscenico, ha fatto delle cose bellissime. Col tempo l'azienda, l'organigramma è cambiato, lui non c'era più e il marketing non se l'è più sentita di portare avanti un prodotto che aveva un pochino perso la voce. Sono passati sui social media, quindi tutti i ducatisti, i club, gli appassionati li hanno seguiti in un altro ambiente, penso senza particolari frizioni o patemi d'animo, e i tempi sono cambiati semplicemente. Però quello che lui, questo personaggio, ha fatto con il blog rimane sicuramente, secondo me, più importante per l'azienda rispetto a quello che viene fatto su Facebook. Il caso che voglio ricordare era di quando anticipò sul blog un disegno industriale nuovo per i freni di un modello di moto, chiedendo al pubblico, che erano tutti ducatisti, come li volete, cosa ne pensate. Nei commenti la gente finì per convincerlo a riportare le istanze ai progettisti e cambiare la progettazione del modello stesso. Questo si chiama end user innovation, mi sembra, nell'ambiente di punta dell'accademico americano, e non credo che si possa fare con Facebook o con Twitter.